qualcosa di generico che riguarda tutti e tre, e volevamo chiedervi in che modo siete entrati nel mondo dei doppiatori, e se era un vostro sogno oppure è stata una casualità che siete diventati. Guarda, io ho iniziato a 5 anni perché aveva già iniziato mia sorella, perché in famiglia comunque mia nonna è sempre stata, diciamo, fissata per il cinema, il teatro, così. Quindi insegnavano mia sorella ad un'agenzia, facevo un film di teatro e poi fece un film con Renato Pozzetto che si chiamava l'agenzia di Carlo Pozzi, dove si doppiò da sola. Quindi poi iniziò da lì, circa 10 anni, iniziò da lì e poi ovviamente mia madre, quando mi accompagnava, io ero piccola, mi portava con lei e abbiamo iniziato tutte e due così insieme. Io casualmente, diciamo, per casualità, nel senso che mio padre fa, ha fatto sempre anche il doppiaggio, cominciava a 7-8 anni, ho cominciato a 7-8 anni casualmente anche io. Che mio padre mi portò quel giorno, e ancora me lo ricordo come se fossi, nonostante sono 6 anni, e, perché non potevo stare a casa sola, e, perché mamma quel giorno non c'era, i miei nonni erano occupati e non potevo venire a casa sola. Mi portò con lui a un turno, il doppiaggio suo, e praticamente c'era un bambino che poteva dire una frase, però si era ammalato il bambino, che non so mai, non so chi poteva essere, però si era ammalato quel giorno. Quindi la casualità era che questi erano disperati, dovevano farlo per forza, doveva dire solo una frase, io non volevo, perché invece mi accompagnavo, non sapevo leggere, però leggevo bene, però mi prendevo la morire. E dice, ma come dai, faglielo provare, insomma, fa piante le cose, l'ho fatta, e dice, poi c'è una lucetta carina, ma fagli questo lavoro, fagli questo lavoro. Mio padre un po' scettico, perché comunque prima io lo studiassi, insomma, mi laureassi, facessi tutt'altro, però ha detto, vabbè, provaci, e da lì piano piano ho cominciato con Peter Pan, la prima cosa che fece proprio, sì, il cartone proprio della Disney, facevo Gianni, e da lì poi, diciamo, piano piano il nostro lavoro è crescere pure così, cominci un po' così, bambino, una casualità. Invece io ho cominciato a 8 anni e ho iniziato così un po' per caso, perché comunque intanto c'è un papà che da tanto tempo, cioè, insomma, allora mi portava ai turni ogni tanto, che mi piaceva vedere quando lavorava, così poi a casa lui faceva sempre gli adattamenti, i dialoghi, allora ogni volta che li faceva io sto sotto al tavolo a vedere lui faceva gli adattamenti e vedevo, era strana sta cosa, cioè trovavi le battute sopra ogni film che parlano in originale, che cosa strana. Allora mi ricordo un giorno disse, guarda, ci sarebbe, andrebbe di fare un turno di doppiaggio, io dai che ti prego, sono due battute, dai, una cosa così, con Rita Savagnone, dai, mi vergogno, ma dai, sta tranquillo, poi c'è un papà che ti aiuta, insomma, ha portato lì, ed erano così, tipo tre battute così, però io mi ricordo quel frangente, mi pare pure che mi hanno raccontato, mi ricordo che fosse un assistente in quell'occasione che avevo provato la prima volta la battuta e come si fa, i bambini ti danno per l'attacco la botta sulla spalla per attaccare la battuta, perché ancora non hai capito bene come devi attaccare. Allora io provo la cosa, poi beh, ok, incidiamo, e c'è un assistente pronto a darmi la botta, gli dà la botta così, io mi giro, no guarda, ho capito che devo fare senza attacco da solo, cioè così, già 8 anni. E niente, quindi quello è stato il mio primo turno di doppiaggio. Poi lui mi ha detto, ah, ma ti sei divertito? Dico, ah sì, insomma, poi una cosa tira l'altra, è capitato qualche altro turnetto, cominciava così. Vabbè, cosa provate a fare questo mestiere? Le emozioni che vi danno anche certi film, insomma, certi doppiaggi, certi personaggi? Io per esempio piango sempre, quando ci sono le cose drammatiche piango sempre. Poi comunque è un lavoro molto emozionale, che comunque vi coinvolge tanto. Io sì, mi ricordo, pensare, tanto. Tanti anni fa, quando dobbiamo, io sono andato in emozione, proprio perché è un lavoro emozionale, uno deve concentrarsi un po', no? Perché tu devi far ridere quel giorno, se devi far piangere, però può capitare pure che quel giorno magari a te ti girano mille cose e vorresti far ridere, o viceversa. Io mi ricordo una vita fa,
avevo appena lasciato la ragazza, insomma, parlo di 15 anni fa, e io stavo comunque, cioè stavo male, comunque era un'idea di pianti, devo fare in sala, ma questa è una commedia divertentissima, qui dobbiamo facevo una cosa proprio, appuntamento a tre si chiama, non ricordo, io facevo un personaggio minore, dove comunque dovevo far ridere, cioè, questo faceva ridere, poi effettivamente il film faceva ridere, ma una cosa, una forzatura perché finiva l'anello ma dopo sì ma dopo finire bene sì, devi un po' mettere da parte la tua vita, la tua vita. Poi recitano anche voi, cioè, sì, devi trasmettere con la recitazione quello che è, e se tu devi far piangere magari invece te sei contento perché è l'ultimo turno prima delle vacanze, stai per partire, e invece magari lì c'è una cosa drammatica, però siamo forti. Quindi sì, anche la preparazione per il doppiaggio è bella, lunga come cosa. In che senso? Cioè gli attori bene o male hanno tutta una serie di prove, sì, tutto quanto. Sì. Anche voi dovete recitare la parte della prova. Beh, noi facciamo le prove ovviamente della se scena. Se c'è tempo. Seriale molte volte. Sì, seriale non c'è tempo. Molte volte non c'è tempo, però su determinati film non c'è più tempo. Fai delle prove, poi il direttore ti indirizza determinati toni o comunque determinate sfumature. E, insomma, si fa una prova, probabilmente varie prove. Si fa una prova sonora, cioè perlomeno in genere si dovrebbe fare un ascolto dell'originale della scena, si chiama anello, praticamente ed è un minuto e mezzo, 30 secondi, dipende dalla lunghezza dell'anello e della scena. La vedi una volta e non ci provi, la senti in sala, così senti quello che hanno fatto già gli attori. Senti anche due volte. Leggi quello che c'è scritto, si accorgono. Poi dopo fai una prova sul salone, così dice, cioè tu cominci a provarci sopra mentre parla l'attore, sempre con il sonoro in sala. E poi si fa le prove sul muto, cioè si toglie il sonoro dalla sala, prendi la cuffia e cominci a sentirlo solo tu praticamente provandoci sopra, e poi si incide. Quella è praticamente la nostra preparazione, sì, tra virgolette. Diciamo. Vabbè, poi c'è il direttore che comunque ti indirizza e ti dice tutto. È il direttore d'orchestra. Viene fatto tutto così, espresso. Cioè non è che prima non c'è caso. Dovrai fare Jacob di questo Jacob, sarà un personaggio. Non è che lavori viene spiegato al primo lavoro in sala, lì per lì. Quindi capace che nell'altro. Tutte le cose magari non sono le lavorazioni che non sono prese da libri. Sì, esatto. Magari non conosce. Ma quasi tutto, perché pure vai la comunque ha preso un libro, però io voglio dire quello che devo fare lo scopo in sala in quel momento, certo, nella fattispecie. E poi appunto come diceva anche prima stamattina Stefano, cioè molte volte nell'arco della giornata fai 5-6 cose diverse, aspettare per casa, sì, e quindi torni a casa che parli da solo. Buonasera, ciao, come va, tutto bene? Io non parlo proprio. Infatti quando dico andiamo al cinema a vedere qualcosa, vulconato. Esatto, non è tutto vero, un documentario, una cosa bella sulla natura, andare a fare una passeggiata, andando al cinema, poche volte. Sì, è vero.